Benvenuti alle ricette di Casa Cavalli. Dopo aver finito il Giro d'Italia, noi ricominciamo, anche se per un certo periodo non abbiamo fatto video ricette, ma oggi riprendiamo e facciamo un primo piatto buonissimo, adatto per i periodi un po' freddi. Facciamo dei martagliati fatti a mano con radicchio e fonduta di taleggio. Vediamo gli ingredienti. Per 4 persone, 270 g di farina 00. 30 g di semola, 3 uova, olio extravergine d'oliva, sale, acqua tiepida, un radicchio rosso, 140 g di taleggio, 2 noci di burro belle grandi, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 120 ml di latte, pepe, qualche foglia di salvia, uno scalogno. Per prima cosa prepariamo la pasta. Fresca, maltagliati e amalgamo 270 g di farina 00 con 30 g di farina di semola. Lo faccio con una forchetta. Ora che le ho amalgamate per bene, le verso sul tavolo oppure va bene anche una spugnatoia di legno e faccio un cerchio con il tarocco per riuscire dopo ad amalgamare dentro le uova. Con delle pareti belle spesse. Ecco qua il cerchio. Ora ci rompo dentro le uova. Prima le spacco in una ciotolina piccola per vedere se sono buone, se sono fresche, e direi che lo sono perché il torlo non si spacca. E le metto dentro. Ora inizio a sbatterle qua dentro con una forchetta. Quando saranno appena sbattute, aggiungo l'olio e il sale e continuo a sbattere, amalgamando la farina mano a mano. E ora inizio ad aggiungere l'olio. Un po' d'olio. Extravergine d'oliva. Troppo. Ok. Amalgamo. Smetto un attimo, così aggiungo qualche pizzico di sale, messi 3, e continuo ad amalgamare prendendo anche un po' di farina dai bordi. Quando abbiamo questa cremina, è bella densa, inizio a impastare prima con l'aiuto del tarocco e poi vado direttamente con le mani. Dovrò ottenere ovviamente un bel impasto. Quando l'impasto risulterà troppo duro, aggiungo dell'acqua che è lì pronta e deve essere tiepida. Quando siamo a questo punto, vedete, la pasta io la tiro e ritorna quasi al suo punto, così la tiro e torna al suo punto. Siamo arrivati quasi alla fine, manca ancora pochissimo per impastare. Ora ho impastato e questo è il risultato finale. Come vi dicevo prima, la pasta la tiro e torna come era prima, pian piano. Ora la lascio riposare almeno mezz'ora, coperta o da un panno o da un foglio di pellicola. Mentre la pasta riposa, inizio a pelare e poi quindi a tritare lo scalogno. In questo caso uno scalogno. Vi ricordo che le dosi sono per 4 persone. Ora inizio a tritarlo. Prima lo taglio a metà e poi vado sottilmente e poi lo triterò dandogli un'altra passata al coltello. Miracolosamente c'è stato tutto lo scalogno tritato in quella ciotolina. Ora vado a tagliare a fette il radicchio, togliendo la prima foglia che è un po' bruttina. Lo prendo a foglie, le taglio in due. Le sovrappongo, le chiudo a sé e poi vado a tagliare molto sottilmente, quasi a julienne. Tagliato a julienne tutto il radicchio, come potete vedere, ora
dato che è passata anche mezz'ora da quando abbiamo iniziato a far riposare la pasta, è momento di stenderla. Io preferisco stenderla con l'aiuto di una macchinetta e non a mano. Innanzitutto, infarino il piano di lavoro per non far attaccare la pasta. Infarino un attimo anche la pasta. Ok. E poi la vado a prendere. Eccolo. Vedete, elastica come l'avevamo lasciata, anzi, ancora di più. Molto soffice al tatto. Le do un attimo un'impastatina veloce. E poi inizio a stenderla. Quindi la taglio in pezzi. Parto ovviamente dallo spessore più largo che c'è sulla macchinetta, perché sennò la pasta si rompe tutta. Do un attimo la forma e inizio a tirare. Dovremmo raggiungere uno spessore molto sottile che vi farò vedere quando ovviamente l'avrò ottenuta. Passiamo passiamo almeno 2-3 volte su ogni spessore, la pasta verrà meglio. Ecco la pasta stesa, questo è lo spessore che volevo ottenere, molto sottile ma non troppo, perché deve sentirsi comunque poi in bocca. L'ho sempre tenuta infarinata, almeno non si indurisce neanche. E ora vado a fare i maltagliati, quindi taglio un po' anche così a caso come vengono. La parte un po' storta le tolgo e poi posso iniziare a tagliare in maniera storta, obliqua, come più vi piace. Questi così vengono i maltagliati, teneteli sempre un po' infarinati, almeno non si attaccano neanche tra di loro. Maltagliati. Li ho infarinati perché almeno così non si attaccano tra di loro, come potete vedere su questa ripresa panoramica. Ho innanzitutto lavato il radicchio dopo averlo tagliato. Sto facendo riscaldare un filo d'olio extravergine d'oliva in una padella capiente e ora ci aggiungo lo scalogno che ho tritato e lo faccio rosolare per 1-2 minuti. Lo scalogno sta sfrigolando, è diventato un po' biondo. Ora aggiungo il radicchio che abbiamo quindi tagliato al julienne e poi lavato. Adesso sembra tanto, ma non preoccupatevi perché con la cottura si ridurrà quasi della metà. Mescolo e poi faccio cuocere fino a quando sarà tenero, quindi diciamo per una quindicina di minuti. Ora, mentre il radicchio sta cuocendo, ho tirato fuori questi ingredienti che li avevo lasciati in frigo, quindi il latte, il parmigiano, il burro e il taleggio, perché è quasi il momento di fare la fonduta, e inizio tagliando a cubetti il taleggio. Quindi lo taglio prima a fette, ovviamente faccio prima questo, e poi anche a cubetti abbastanza irregolari e abbastanza anche grandi, tanto poi si scioglie molto facilmente, e lo rimetto qua nella ciotola in attesa della fonduta. Solo per farvi vedere quanto il radicchio si è già ridotto, e sono passati praticamente solo 5 minuti, quindi direi che il radicchio era più che sufficiente. Ora ho tagliato anche il taleggio a cubetti, eccolo, e vado a far sciogliere in una pentola il burro, 2 noci di burro, belle grandi almeno. Diamo un po' di sapore alla fonduta e aspettiamo che si scioglie. A burro ben sciolto aggiungo 5 o 6 foglie di salvia dentro, che poi toglieremo alla fine. Aggiungo il taleggio che ho tagliato a cubetti, ricordiamo 140 grammi di taleggio. Inizialmente faccio sciogliere così, e quando inizierà a sciogliersi aggiungo il latte e poi il parmigiano.
direi che è ora di aggiungere il latte, perché inizia a sciogliersi. Questi sono 120 ml di latte e 50 g di parmigiano reggiano grattugiato. E ora faccio cuocere fin quando sarà tutto sciolto. Radicchio cotto, l'ho anche salato. Poi fonduta cotta, come potete vedere quando vela il cucchiaio, l'ho salata e ho aggiunto pepe e ho tolto la salvia. L'acqua sta praticamente bollendo, ora è il momento di mettere dentro i manzagliati, che faccio un po' scrollare dalla farina e li aggiungo dentro. Quando saranno cotti, ovviamente li tirerò fuori, ci vuole veramente poco per cuocere comunque questa pasta che hai fatto in casa, circa 5 minuti per cuocerla bene. Poi comunque la faremo ancora saltare nel sughetto. I maltagliati sono cotti, accendo la piastra oppure il fuoco sotto il radicchio, la fonduta invece ce l'ho lì perché mi servirà dopo. Devo scolarla con questo perché serve un po' di acqua di cottura, non la scolo direttamente con la pasta, e metto dentro nel radicchio. Così farò saltare insieme ma tagliati e radicchio cotto per qualche minuto, così si amalgamano. Ecco qua i mattagliati saltati col radicchio, ora posso impiattare. Prendo un po' di mattagliati e un po' di radicchio, ovviamente metto in questo piatto fondo, tipico piatto un po' da montagna, ok, un po'. Poi prendo un po' di fonduta e la verso sopra, così che la pasta si impregna per bene di questa fonduta al taleggio che abbiamo fatto. Poi una grattugiatina di pepe, questo è il nostro primo piatto dopo la fine del Giro d'Italia, è un piatto buonissimo comunque. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima video ricetta e vi ricordo che questa e molte altre ricette le potete trovare sul nostro sito www.lericettedicasacavalli.it. Ciao!